Qui Ecologia. RLB Radioattiva abbraccia i temi caldi di ecologia e ambiente, in collaborazione con Ecologia Oggi, azienda di servizi integrati di igiene ambientale e raccolta differenziata porta a porta. Bentrovati da Simona Gambaro, eccoci alla sesta puntata di questa seconda edizione di Qui Ecologia, la rubrica di RLB Radioattiva dedicata all'ambiente e all'universo dei rifiuti nella città di Cosenza, ovviamente con particolare attenzione alla raccolta differenziata. Allora, nella puntata di oggi ci occuperemo di diversi argomenti, ma innanzitutto voglio salutare Floriana Graziano, dipendente di Ecologia Oggi, impegnata anche nella comunicazione. Ciao Floriana. Ciao, bentrovati. Allora, sono tanti gli argomenti, lo dicevamo, in particolare prenderemo in esame due argomenti: l'ordinanza sindacale numero 135 del 2015, che tra poco ovviamente spiegheremo nel dettaglio, e poi anche lo spazzamento meccanizzato delle strade. Facciamo intanto una breve pausa musicale, tra poco entriamo nei contenuti appunto di questa nuova puntata di Qui Ecologia. Qui Ecologia, RLB Radioattiva, abbraccia i temi caldi di ecologia e ambiente, in collaborazione con Ecologia Oggi, azienda di servizi integrati di igiene ambientale e raccolta differenziata porta a porta. Ed eccoci rientrati in studio, siamo alla sesta puntata di Qui Ecologia, ancora ben trovati da Simona Gambaro, e iniziamo subito, lo dicevamo prima già, no? Parliamo oggi dell'ordinanza sindacale numero 135 del 2015, che riguarda tutto ciò che ruota attorno al conferimento dei rifiuti, per assicurare ovviamente la tutela igienico-sanitaria del territorio, ma anche il decoro urbano. Ci sono poi alcuni articoli in particolare che vanno sottolineati, vero Floriana? Soprattutto per ribadire l'importanza proprio di una corretta raccolta differenziata sul territorio di Cosenza. Sì, allora, infatti questo è un argomento molto importante, perché ancora i cittadini non hanno ben capito come va conferito il rifiuto, comunque la frazione. Allora, vogliamo ricordare che c'è questa ordinanza sindacale attualmente in vigore che sancisce proprio la corretta raccolta differenziata, e con particolare attenzione agli articoli 4, 5 e 6, in cui viene proprio spiegato espressamente l'utilizzo delle attrezzature. Infatti le utenze che sono residenti sul territorio, comunque che transitano nel territorio del comune di Cosenza, devono necessariamente servirsi delle attrezzature, quindi dei mastelli espositori, che sono ribadiamo il secchiello grigio, il secchiello marrone, o dei bidoni carrellati, che sono ceduti in comodato d'uso gratuito alle utenze non domestiche e ai condomini che ne fanno richiesta. È obbligo anche dell'utente, qualora non fosse in possesso di queste attrezzature, recarsi presso gli uffici competenti per ottenerne l'affidamento in comodato d'uso. Esatto. In caso di smarrimento, di furto di queste attrezzature, dovrà recarsi previa denuncia alle autorità competenti, e quindi a riprendersi, certo, si smarrisce, come sostituire, dire, le attrezzature. Si denuncia lo smarrimento e poi si va a riprendere, insomma, l'attrezzatura in qualche modo. Esatto. Uh-huh. Inoltre, per la corretta raccolta vengono consegnate le utenze domestiche, oltre ai secchielli, le buste biocompostabili per la frazione organica e le buste azzurre per la frazione plastica e metalli. Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, vengono consegnate le buste azzurre soltanto perché hanno, diciamo, per le altre frazioni hanno i carrellati. Perfetto. Inoltre vogliamo ricordare sempre in questo articolo che il conferimento al servizio pubblico, a noi che effettuiamo la raccolta, deve essere fatto in queste apposite attrezzature e dovrà essere cura dell'utente mediante l'esposizione delle attrezzature secondo quanto stabilito in termini di orario e giorni di conferimento, provvedere ad esporre l'attrezzatura a piedi fabbricato, a piedi portone o cancello per le utenze domestiche, o a piedi ingresso dell'attività per le utenze non domestiche, comunque su strada pubblica o comunque di facile accessibilità. Certo. Previo accordo con l'amministrazione comunale o comunque con noi su strade private, ma è molto limitato questo. L'esposizione va sempre fatta sul suolo pubblico, certamente. Esatto. Vogliamo aggiungere qualcos'altro rispetto agli articoli? Sempre sull'ordinanza sindacale c'è scritto proprio gli orari di conferimento, quali sono i giorni per ogni frazione, quali sono gli orari.
ricordiamolo, l'orario di esposizione per le utenze è dalle 21 alle 5 del giorno successivo e successivamente andiamo a ritirare dalle 5 in poi, diciamo. Perfetto. Allora facciamo una breve pausa, torniamo tra poco sempre con Qui Ecologia. Qui Ecologia, RLB Radioattiva, abbraccia i temi caldi di ecologia e ambiente in collaborazione con Ecologia Oggi, azienda di servizi integrati di igiene ambientale e raccolta differenziata porta a porta. Ed eccoci rientrati, state ascoltando Qui Ecologia, siete con Simona Gambro e Floriana Graziano, dipendente di Ecologia Oggi. Stiamo parlando con lei di questa importante ordinanza sindacale, la numero 135 del 2015. Abbiamo già fatto un quadro su quello che sono le disposizioni appunto di questa ordinanza e c'era qualcosa che dovevamo aggiungere, vero Floriana? Sì, volevo aggiungere che all'articolo 3 invece dell'ordinanza sindacale è spiegato proprio ed è espresso correttamente che è fatto divieto assoluto depositare in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo pubblico, è divieto esporre nelle attrezzature di altre utenze, esatto, o comunque di utilizzare impropriamente questi secchielli che comunque vengono consegnati, di imbrattare i contenitori della raccolta differenziata, di esporre materiale non conforme tipo inerti o altre tipologie di rifiuti speciali tra virgolette, sì. È vietato inoltre depositare sul territorio comunale rifiuti inerti provenienti da attività di carattere edilizio, di spostare le attrezzature per la raccolta differenziata dalla posizione in cui sono stati ubicati, di conferire al servizio di raccolta liquidi corrosivi, nonché materiali ardenti, comunque che possono danneggiare i contenitori, di conferire rifiuti acuminati o taglienti che possono senza essere precedentemente imballati, certo, di abbandonare rifiuti sul suolo e nel suolo al di fuori dei contenitori preposti, proprio di utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle vigenti, di appiccare fuoco ai rifiuti abbandonati o di depositare in maniera incontrollata. Assolutamente. Assolutamente. In più è obbligo per le farmacie e le parafarmacie per questi tipologie di rifiuti di dotarsi di attrezzature all'interno e all'esterno della propria attività che siano comunque individuabili immediatamente dagli utenti e di facile accessibilità. E anche per gli esercizi commerciali che sono rivenditori di pile o comunque batterie, di predisporre delle postazioni per la raccolta di questa tipologia di rifiuto. Ed è molto importante, insomma, seguire queste norme non solo per, come dire, la tipologia del materiale, ma anche per avere rispetto anche delle attrezzature, no? Che vengono, certo, fornite da Ecologia. Anche perché oggi la raccolta differenziata è un obbligo di legge, quindi ecco, i cittadini devono rispettarla come... come una legge, esatto, una legge, certo. Allora, torniamo tra poco, facciamo poi un ultimo passaggio con Qui Ecologia, parleremo dello spazzamento meccanizzato delle strade, torniamo tra poco. Qui Ecologia, RLB Radioattiva, abbraccia i temi caldi di ecologia e ambiente, in collaborazione con Ecologia Oggi, azienda di servizi integrati di igiene ambientale e raccolta differenziata porta a porta. Eccoci rientrati, siamo all'ultima parte del nostro appuntamento questa settimana con Qui Ecologia. Abbiamo appena parlato dell'ordinanza sindacale numero 135 del 2015. Ora, come vi anticipavamo, passiamo ad un altro argomento, ovvero lo spazzamento meccanizzato di strade, piazze o marciapiedi. Ovviamente ci sono i mezzi di Ecologia Oggi, soprattutto in questo periodo autunnale, no? Che saranno sicuramente impegnati nello spazzamento più intensivo del fogliame dalle strade, che diventa pericoloso, eh? Io ne so qualcosa, avevo preso uno scivolone qualche tempo fa. La società Ecologia Oggi ha richiesto dei divieti di sosta predisposti con un'ordinanza, la numero 333 appunto della Polizia Municipale del 12 novembre 2016, proprio per far effettuare in alcune vie della città appunto le operazioni di spazzamento meccanizzato. E allora Floriana, dacci un po' un ragguaglio su quelle che sono le strade, che saranno le strade interessate da questa operazione. Sì, vogliamo ribadire che dove vedete divieti di sosta, per cortesia rispettateli, perché ci servono proprio per effettuare al meglio questo servizio, altrimenti c'è magari una macchina parcheggiata e non si può pulire perfettamente la strada. Vogliamo ricordare che i tratti interessati saranno via Cattaneo, via Fiume, le traverse varie, via Zara, via Migliori, via della Repubblica, via Istria e via Dalmazia, e quindi tutti i rispettivi lati destro e sinistro e le traverse. Quindi dove vedete il divieto di sosta, cortesemente rispettatelo
per aiutarci a pulire queste strade in maniera più incisiva. Certamente. E l'ultima cosa che ti volevo chiedere, ovviamente, insomma, queste disposizioni si terranno fino al, se non erro, il 7 dicembre. Sì, ci saranno, sì, poi... però poi troveremo altri divieti, certo, per continuare, perché in questo periodo la produzione di foglie è maggiore. Certo, quindi... è autunno. Esatto, e quindi c'è più bisogno di questo tipo di servizio. A che ora avviene questo servizio? A che ora si sempre svolge? Sempre la sera dalle 21 in poi, proprio per evitare che ci siano troppe macchine parcheggiate. Perfetto. Floriana, noi ti ringraziamo anche per questa settimana. È grazie tutto. A voi. Vi ricordo, insomma, ci ritroveremo nella prossima puntata. Ricordo ai nostri ascoltatori che per qualsiasi segnalazione possono contattarci allo 0984 40 19 40 oppure scriverci su rlb@rlb.it. Ovviamente, Floriana, vuoi anche ricordare, sì, i contatti di Ecologia Oggi? Voglio ricordare anche il nostro numero verde, che è l'800 400 506, o il numero 0984 41 19 75. Perfetto. Inoltre potete segnalarci qualsiasi tipo di problematica, piuttosto, esatto, che richiesta, tramite mail a cosenza@ecologiaoggi.it o sulla nostra pagina Facebook Fai la Differenziata. Perfetto, allora qui Ecologia torna la prossima settimana. Grazie a Floriana. Grazie a voi. E una buona giornata. RLB Radioattiva abbraccia i temi caldi di ecologia e ambiente in collaborazione con Ecologia Oggi, azienda di servizi integrati di igiene ambientale e raccolta differenziata porta a porta. Nasce la rubrica Qui Ecologia, ogni lunedì alle 13 insieme per discutere di ecologia, ambiente e raccolta differenziata, per trovare giuste risposte anche a domande un po' scomode. Qui Ecologia, ogni lunedì alle 13. Fai sentire la tua voce. Contattaci allo 0984 40 19 40 o invia una mail a info@rlb.it.